Lucca Classica ha vinto la scommessa ed ha confermato, anzi rafforzato, il successo di pubblico rispetto all'anno scorso. Il bilancio del festival è stato stilato al Teatro del Giglio dai promotori della Kermesse, cioè l'Associazione Musicale Lucchese, il Teatro del Giglio e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Oltre 7.000 le persone che si sono sedute nelle sale di Palazzo Ducale, nelle chiese, negli auditorium per ascoltare musica e conferenze ed incontrare gli artisti. E a questi vanno aggiunte le 700 presenze dei concerti anteprima del 15 e 29 aprile e la copertura mediatica di livello nazionale che ha fatto da cassa di risonanza all'evento. Il bilancio è molto positivo, siamo molto felici di questo, anche perché in due edizioni il festival è riuscito a connotarsi come una manifestazione di livello nazionale, riconosciuta come tale. Quindi adesso, passato il breve momento della festa, al lavoro per la prossima edizione che sarà il 5, 6, 7 maggio 2017. Notevolissimo lo sforzo degli organizzatori che sono riusciti ad allestire una manifestazione di 3 giorni con 58 eventi. Ci siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta, sono contento e sono molto soddisfatto. Speriamo che questa cosa possa continuare, possa migliorare e possa portare a Lucca e fare di Lucca a Lucca un festival veramente importante. I presupposti ci sono, tutti i giornalisti importanti che sono stati presenti della RAI, delle varanti testate, gli artisti importanti che sono stati qui presenti, ma tutti gli artisti ci hanno detto che è una cosa veramente fuori dal comune, una cosa interessante. Noi ci crediamo. E speriamo che questa cosa possa continuare veramente in forma ancora più migliorata e in forma maggiore.